Buongiorno, sì, siamo pronti, anzi direi prontissimi. In queste 3 settimane abbiamo registrato i voti per corrispondenza, sono arrivate 10.300 buste a ieri sera. In particolare la corrispondenza verrà elaborato domenica mattina molto presto. Il primo gruppo inizierà alle 4:30. Inizieremo con l'apertura delle bustine, poi puoi permettere al gruppo successivo di togliere la scheda elettorale, timbrarla, numerarla per poi deporla nelle cassette in modo da permettere alla polizia di portare tutto il materiale a Bellinzona in orari accettabili. Possiamo pensare che la staffetta principale dovrebbe partire verso le 13:30-14. No, la pandemia in sé non ci crea grandi problemi, l'unica soluzione che abbiamo potuto adottare è quella di trovare uno spazio più grande rispetto all'usuale sede in modo da spaziare un po' i vari gruppi. Ma allora, noi abbiamo un'ottima collaborazione con gli altri comuni, in particolare con Bellinzona, che comunque ha una realtà molto simile alla nostra, con il Cantone, con la Cancelleria dello Stato c'è un contatto costante e anche la giornata di domenica, in caso di bisogno, loro sono presenti per noi e noi siamo presenti per loro. Ma allora, i problemi possono sempre esserci, secondo me un buon gruppo si vede da come li risolve i problemi. Da parte nostra problemi grossi non ne abbiamo avuti, abbiamo potuto sperimentare l'attuale struttura sia nelle elezioni cantonali del 2019 sia nelle elezioni federali del 2019, sono attività molto simili, si tratta sempre di aprire le bustine, numerarle in maniera progressiva, chiaramente le federali lo spoglio rimane di competenza comunale a differenza delle cantonali e delle comunali dove è il cantone che se ne occupa. Io le mani nell'urna non le metto, è difficile anche esprimersi. Popolo è sovrano e quello che decide il popolo va bene. Ma allora, diciamo che l'elezione comunale ha sempre uno svolgimento un po' particolare, no? Il grosso arriva sempre all'ultimo. Certo, attualmente siamo a 10.300 e siamo sotto di 6.000 schede, però c'è ancora oggi, domani, e sabato, e poi ci sono ancora gli uffici elettorali aperti, quindi sicuramente 15-16.000 arriviamo alla fine. Vabbè, questo sicuramente.